Abbiamo fatto più ascolti di Sanremo stasera, almeno questo è il risultato. Già tirare fuori di casa la gente. È un successo. Sì, sì, l'ho detto, c'è posto, non siate timidi, ci sono ancora sedi qui davanti. Ci arrivano ancora, non vi mangiamo. Dai Gabriele, vieni avanti. C'è posto. E ora possiamo cominciare allora. Non niente, sarete sicuramente curiosi da questo titolo, da questa domanda, e quindi niente, devo raccontare una storia che ci vuole un po' di tempo per riuscire a capire insieme cosa siamo qui a fare. Allora, niente, la storia inizia da un problema che mi sono posto, ci siamo posti un po' all'inizio del percorso su qual è il principale problema del nostro paese. Ho chiesto in particolare agli industriali, che secondo me sono comunque il traino della nostra comunità, perché se non ci fossero le aziende, penso che condividete con me, sarebbe dura stare in villa. E principalmente mi ha detto che il principale problema è la strada provinciale. Fu così che quando ci furono le elezioni provinciali, allora voi sapete, parentesi, che oggi il presidente della provincia non viene più eletto dai cittadini, non avete votato voi, hanno votato i sindaci, i consiglieri comunali dei vari paesi. Eppure io nell'occasione, visto che il problema era la strada provinciale, chiesi di venire a Matteo Rossi e lo misi davanti a una platea di industriali artigiani di Brembilla, perché appunto loro chiedessero espressamente di fare qualcosa su questa strada che è della provincia. Naturalmente il problema è ancora lì, neanche le strisce sulla strada, no? Abbiamo sul provinciale per rendere l'idea, ma perché senza fare buttare la croce addosso a nessuno, sappiamo la situazione qual è. La provincia è, come dire, in fase di liquidazione, non so se esisterà mai più, la regione anche lei ha subito tagli. In altre parole, mi sono posto il problema e dice qua, se vogliamo cercare di risolvere questi problemi, questo qui è uno dei più seri, più gravi naturalmente, ma ce ne sono magari anche degli altri, è necessario alzare il livello, è necessario cercare di arrivare a Roma o a Bruxelles per intenderci qual è il livello. E quindi ci vuole qualcuno che a quei livelli lì sappia stare, cioè bisogna chiamare qualcuno che sa fare un progetto, sa dialogare a questi livelli per vedere se riusciamo a risolvere questi problemi. E cosa succede? Ho chiesto a chi lavora anche in comune, mi è arrivata l'informazione da un membro della Commissione del Paesaggio che un personaggio di questo calibro, Brembilla, aveva già lavorato, oggi è qui, poi mi darò la parola, è l'architetto Italo Rota, che per intenderci, ecco questo qui è un po' un esempio, è uno che a Parigi ha preso premi per aver fatto le strade, tanto per avere l'idea. Io non sapevo che avesse lavorato a Brembilla, di fatto è colui che ha ideato la Elatec, che tutti vedete, e quindi io ho chiesto un favore all'ingegnere Mario Scali di farmi conoscere. Questo è successo praticamente ottobre del 2015. Niente, quindi ho chiesto semplicemente all'architetto se cosa ne pensava, se secondo lui si poteva tentare qualcosa, e fu così che poi a novembre, più avanti, mi chiamò a Milano, sono andato col tecnico comunale a sentire cosa mi doveva dire. E mi ha detto chiaramente, oggi se vuoi risolvere il problema della strada per i camion delle industrie e chiedi di sistemare la strada per le industrie e per i camion delle industrie, probabilmente non ce la farai mai. Però io quando venivo a Brembilla mi dice, trovo sempre qualche bicicletta su questa benedetta strada, anche in settimana, vuol dire che qui qualcuno ci passa, anche con la bici, vuol dire che questo è un territorio che ha le sue attrattive, e infatti la bicicletta, noi sappiamo,
ci passa il giro di Lombardia, di qua si va in Valsassina, a Fino, si va in Valtaleggio, va in Valbana, va in Magna, ed effettivamente il tema della bicicletta potrebbe essere un tema. Perché non pensare, per esempio, di attirare ancora più ciclisti, di giocare con questo tema e sollevare il problema che noi abbiamo bisogno di allargare la strada non per i camion ma per le biciclette. Su questo tema ci potrebbero aiutare, per esempio. Questo è un tema. Però lui me ne ha proposti altri. Mi dice, ma io vengo inoltre e vedo, secondo me, non fa neanche così schifo la vostra strada, cioè è in mezzo alla natura, è bellissima da vedere, qua a Brembilla, è una strana realtà di un territorio inserito in una valle con la natura che cresce perché l'insediamento produttivo negli ultimi anni ha fatto abbandonare tendenzialmente un'agricoltura povera e il bosco è venuto avanti. E venendo avanti il bosco, questa è un'immagine dagli anni 70 ad oggi, cioè circa il 30% in più in 30 anni, cosa vuol dire? Che il bosco porta gli animali, cioè la natura diventa più attrattiva, diventa un tema. Inoltre abbiamo aziende che, malgrado tutte le difficoltà che abbiamo detto fino adesso, resistono alla crisi, dove in altri posti magari invece hanno dei problemi e neanche tanto lontano da qui. Eppure da noi qui si esporta l'80% dei prodotti, fanno le fabbriche con i parcheggi sul tetto per risparmiare il territorio. Ah, che bella immagine! L'immagine di un paese che sa mettere insieme la natura con la tecnologia. Ed è forse magari questo, tra virgolette, un segreto del successo di questo paese, delle sue aziende e io oserei dire anche delle sue associazioni. Perché le aziende stesse dicono, ma come mai di fronte a tutta questa difficoltà, malgrado questo, le aziende di Brembilla sono ancora Brembilla? La risposta degli stessi industriali è stata perché qui c'è la cultura del lavoro. Perché questo si riflette anche nella nostra società, le associazioni si danno da fare, il volontariato è fertile, le associazioni crescono, diventano un fiore all'occhiello. Qui siamo alla sede della VAB che vince concorsi regionali, l'Avis che è qui vicino è una delle rare sedi che fa i prelievi nel comune, cioè sono cose emblematiche di una società molto viva. Quindi il discorso è, perché non costruire il vostro futuro partendo da questa descrizione, da questa immagine che è molto positiva. Siamo convinti, dopo che me l'ha detto, mi sono convinto di più di prima, che da questa base noi possiamo costruire il percorso che ci possa aiutare a risolvere anche quei problemini o problemoni che sono di supporto in particolare all'industria, tornando al discorso di prima, cioè l'importanza dell'industria. Quindi abbiamo costruito un progetto, l'abbiamo chiamato per gioco Tornando Ma, con la battuta del film Ritorno al futuro, appunto, che nel 2015, sapete, a ottobre andava su tutti i giornali il fatto che 30 anni prima avevano pensato come poteva essere il futuro. Ecco, oggi dovremmo partire da qua, cioè di rappresentarci, di fare una riflessione tutti insieme su quello che potrebbe essere il nostro futuro e dove lo faremmo questo. Perché non farlo, appunto, si era detto, si era pensato in questi mesi di collaborazione con l'architetto, non so, di un capannone, che appunto è già un'industria, in cui mettere quello che siamo, pezzi di industria, pezzi di natura, parlare di questi problemi, trovare degli spunti, delle soluzioni, delle idee, magari da lì nascono nuove start-up, come succedeva 40 anni fa quando non c'erano le industrie, e quindi è rivolto questo anche ai giovani, e in questo luogo così, dialogando, salteranno fuori, diciamo, idee, novità e magari la soluzione di questi problemi, fondandosi sul fatto che altri enti già a livello nazionale, ma anche a livello europeo, vedono queste cose come un futuro, cioè si parla sempre un po' dell'Italia come il museo, il turismo e basta,
noi abbiamo la forza di essere ancora vivi, industrializzati, non dobbiamo perderla, dobbiamo affermare che noi vogliamo restare qui, ci piace stare qui, fare le nostre attività, e quindi su questa cosa qua ci devono conoscere e ci devono aiutare. Quindi ci dobbiamo rappresentare. Dopo, in una delle N cene, poco prima di Natale, così arrivano le notizie sul fatto che a Expo stavano smantellando capannoni, siccome tra le altre cose, ecco, avevamo un'area noi a disposizione abbastanza grande, con delle idee, dove l'amministrazione già aveva messo a disposizione 500.000 euro nel POP per la sistemazione, dice magari un, per dire, architetto, lei che ha progettato all'Expo Padiglioni, non è che magari... È stato così, il giorno dopo mi ha chiamato e ha detto guarda, se vuoi c'è l'opportunità di portarsi, di portare a Renvilla il padiglione del Kuwait. Grazie a Nusli, che era il titolare, comunque erano già avanti i lavori di smantellamento, siamo riusciti subito il giorno dopo, siamo andati sull'Expo, ero un po' spaventato perché dice, sapete cosa è costato a Kuwait il padiglione? 21 milioni di euro. Vabbè, andiamo a vedere, mal che vada, ho fatto un giro all'Expo, no? Sono andato a sentire, ho chiesto, mi hanno sparato una cifra, perché naturalmente legale sì, ma fino a un certo punto, si partiva da 300.000 euro, ho detto, ciao, non ce li ho tutti questi soldi qua, perché poi lo devo anche montare, e montarlo costa 100.000, 400.000, io ho 500.000, vediamo un po', alla fine tira e molla, ce ne contiamo con 350.000 di metterlo su. Dove? Nell'area del mercato, nella, chiamiamola così, anche qua dovremmo trovare un nome diverso, nuovo o intrigante. E quindi diciamo, oggi abbiamo questa opportunità, cioè di fare questa rappresentazione della nostra comunità, quindi non è un'iniziativa dell'amministrazione, deve essere un'iniziativa della nostra comunità, delle nostre aziende e delle nostre associazioni. Io con loro sono tornato a parlare, cioè, sapete quell'idea che ho detto prima e che sembrava si sta concretizzando, per esempio abbiamo questa opportunità e secondo me possiamo giocarcela, perché per esempio le associazioni già mettono 20-30 mila euro di affitto in tenso strutture tutti gli anni per fare le loro feste, basta mettere nel gioco, attualizzare quelle somme e noi possiamo anche arredarlo il padiglione, completarlo per i nostri scopi. E poi non sto qui a dire, ci sono tante idee, però vorrei insieme magari svilupparle e, pensando semplicemente che abbiamo la possibilità di farlo. E tra l'altro questa cosa, vabbè, senza richieste, anzi, va sulle prime pagine dei giornali e quindi ci permette di comunicare. Ci permette di far diventare nel nostro caso di Val Brembilla un caso positivo, un caso su cui può scommettere qualcun altro. No, vediamo paesi qui vicini che poi sono coperti di per cose minori, noi non abbiamo acqua da vendere, abbiamo da vendere la nostra cultura del lavoro, la nostra, il nostro modo di essere. Cerchiamo di farlo. Questa cosa secondo me ci aiuta a fare questo percorso. Per cui la serata di oggi per spiegare questa cosa molto complessa che parte da una strada per arrivare a questo qui, che non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza per fare oggi un anno, ma anche più, di battage, di discussioni al nostro interno, di confronti. E mentre lo facciamo, come sempre abbiamo fatto, mentre si lavora ci si diverte e costruiamo qualcosa che potrebbe essere il futuro di Val Brembilla per tenere qua i giovani, perché anche questo qui è un tema. Cioè se noi non creiamo delle condizioni per cui i più giovani si fermino e trovino attrattiva Val Brembilla, tra un po' se ne vanno, già adesso chissà qua saranno almeno 500 le persone che vengono a lavorare a Brembilla da fuori e c'è sempre la fila la mattina. La strada la facciamo per loro, o la facciamo per noi? Cioè, cerchiamo di capire che oggi però Brembilla ha bisogno di rilanciarsi per i propri giovani, per tenerli qui, per non farli scappare in Australia e dove vanno ormai i giovani.
abbiamo le condizioni, Italo Rotto che adesso vi presento ce lo conferma, per essere attrattivi, per essere una realtà positiva che ha ancora un futuro. Quindi non dobbiamo cedere su questo, ma dobbiamo rilanciare la nostra azione, farlo per i nostri giovani, farlo con le associazioni, con le aziende e io dico anche con gli anziani, giovani, pensionati, che possono raccontare questa storia più giovani e aiutarli a trovare l'entusiasmo e l'energia per vincere questa sfida e andare verso un futuro migliore. Questo qui è quello che io volevo raccontarvi per dire che il padiglione del Kuwait è un'opportunità che oggi abbiamo e per chiedere se questa idea folle, se che sembra folle, possa essere in realtà un'opportunità di grande rilancio. Adesso io chiedo a Italo se vuole venire anche lui qui davanti e raccontarci o confermarci quello che già sto dicendo. Ecco voi, ecco Italo Rota, e gli passo la parola. Buonasera a tutti. Quando il sindaco mi ha chiamato in settembre è stata una storia un po' particolare, perché io sono 4 anni che sono venuto spesso per via della costruzione di questa fabbrica. Ho avuto occasione di conoscere prima le persone e poi il territorio. E quando mi ha chiesto questa storia della strada, il primo pensiero che mi è venuto è stato quello di dire: mettiamo che costruiamo, anche se ce lo fanno fare, una galleria, eccetera, che cosa avremmo costruito in realtà? Un legame forte tra la pianura e una fabbrica che avrebbe escluso tutto il resto. Questo mi sembrava una grande perdita, non una soluzione di un problema. La seconda cosa, abbiamo anche delle industrie che per loro natura è vero che hanno bisogno di una strada, ma di quale strada per adesso? Sappiamo che i pezzi si fanno di dimensioni diverse, che le produzioni cambiano, che quelli che hanno i tir lunghi 50 metri non ci sono più, e quindi tutto un mondo che era in evoluzione e che si aveva perso delle cose ne stava acquistando delle altre. Quando abbiamo fatto la Elatec, in un posto così complesso, in questa gola, è venuto fuori che tutti gli operai vedono il bosco, al mattino ci sono gli animali che appaiono, e quando vengono i clienti di questa azienda, alcuni dicono: ma anche noi in Inghilterra abbiamo fatto questa soluzione, abbiamo fatto una fabbrica nel bosco. Questa non è una moda, è un modo di dire ai clienti del prodotto finito che le cose che noi produciamo sono prodotte secondo un ciclo. E questo ciclo in questa cittadina è molto evidente. Questo fa acquistare anche un plus valore, o comunque un pezzo di immagine sostanziale per continuare a produrre certe cose anche in condizioni meno favorevoli che la pianura. Allora, cominciando a pensare su tutte queste cose, mi sono detto: ma forse la prima cosa da fare è capire se riusciamo a descriverci. Cioè, una cosa tipica del mondo in cui viviamo è che molte collettività non sanno autodescriversi, non sanno raccontarlo a se stessi e quindi anche agli altri. Questo è un tema molto semplice, perché è molto difficile raccontare una storia complessa e che non possiamo semplificare, se no non vale più nulla. E quindi raccontare questa storia, per esempio, che ha detto il sindaco di questo bosco che è arrivato fino alle mura delle fabbriche, ai confini delle vostre case, e questo semplicemente perché è scomparsa l'agricoltura. Allora, se da un lato è una perdita, dall'altro è una cosa nuova.
possiamo dire che è un capitale che possiamo spenderci, è una storia su cui possiamo lavorare. Un'altra cosa che era evidente stando qui erano le persone che erano appena uscite dal ciclo lavorativo, che erano ancora completamente dentro a una realtà tecnica, pratica, e che io penso sempre, questo lo faccio anche nelle scuole in cui mi occupo, il vero problema è di prendere queste persone e di metterle in contatto con i più giovani. Però bisogna avere dei temi. L'altra cosa mi sono detto, però è anche un posto fortunato, non abbiamo problemi di occuparci di conservare la memoria perché è ancora viva. Non c'è bisogno di un museo del nostro passato, di accumulare souvenir. La trasmissione è ancora in corso. Quindi probabilmente l'affare migliore è di occuparci del futuro. E futuro oggi significa anche creare delle condizioni per i più giovani per fare impresa e per immaginare i nuovi lavori, e questo comincia forse anche dalle vostre scuole, che sono buone, quelle più basse di età. Però per fare tutto questo secondo me serviva un pretesto che mettesse insieme le persone. Beh, l'idea, il sindaco, senza dirmi niente, ha cominciato a pensare a questo pezzo di questo padiglione, un giorno mi ha detto questa storia all'improvviso. E allora abbiamo cominciato a pensare, che cosa si può fare in questo grande oggetto? Allora abbiamo cominciato a vedere associazioni, giovani, industriali, e abbiamo provato a dire, ma si può fare un laboratorio? E che cosa fa per prima cosa un laboratorio dentro questo edificio? Completa l'edificio. Vi faccio delle suggestioni stupide per farmi capire. Non è che i giovani possono costruire un bar fatto con i robots che non si usano più nelle fabbriche, e già solo questo può diventare un posto d'attrazione per il weekend, e forse qualcuno dalla pianura comincia a venire qui. Ma per fare questo vuol dire che usiamo l'innovazione, usiamo la manodopera intellettuale e tecnica della nostra città e mettiamo i giovani a confronto di cose pratiche. Secondo luogo, c'è tante cose durante l'anno a Brembilla, cerchiamo di farle in un luogo in modo di avere una massa critica che diventi visibile e su cui noi lavoriamo concentrando le energie, perché non sono infinite. E ognuna di queste cose viene prodotta in questo luogo dalle persone. Cioè noi non acquistiamo, tranne che la scatola, nulla, la produciamo tutta. L'altro tema è che è anche un luogo dove potremmo mostrare a noi stessi e agli altri dove vanno le cose che vengono prodotte qui. Allora quando abbiamo per esempio cominciato a vedere dove vanno, vanno in tutto il mondo. Io penso che oggi è molto importante sapere chi siamo e spesso non abbiamo il tempo per mettere insieme i pezzi. E questo per esempio è un lavoro semplice, però se lo facciamo per noi lo possiamo fare anche per noi. Lo stesso vale verso la nuova natura che si sta installando. Molti animali stanno arrivando, ci sono meno cacciatori e quindi bisogna costruire un rapporto nuovo anche con la biodiversità, che è una storia nuova, è una natura nuova che si sta installando. Però per esempio questa natura, se la affrontiamo in una maniera molto originale, forse può generare un turismo diverso. Altro tema, noi abbiamo una cittadina che non riesce a cogliere, per esempio, le persone che vengono qui per l'industria. Non c'è un albergo, non c'è un modo di riceverli, devono dormire molto lontano. Ho a capire, non è che anche questa piccola storia può diventare un altro pezzettino?